Allora, continuiamo come sempre a parlare di libri in una forma sempre molto, diciamo così, particolare o per meglio dire tramite i nostri incontri. E noi abbiamo incontrato qualche tempo fa, continuiamo a parlarne perché il progetto mi piace molto, abbiamo incontrato OutLoud, questa comunità che ha creato Pietro Micci, è una comunità virtuale perché Pietro Micci attraverso la pagina Facebook e attraverso la pagina di YouTube di OutLoud raccoglie dei brani di romanzi che hanno che nel corso appunto della nostra vita ci regalano dei momenti di riflessione o che ci ricordano qualcosa, eccetera. Lui legge questi brani, all'inizio sceglieva lui e poi ha creato questa comunità proprio perché attraverso l'indirizzo outloud2016@gmail.com anche voi potete diventare protagonisti di questa comunità. Perché? Perché potete scegliere dei brani, mandarli via mail e registrare un piccolo messaggio in cui spiegate come e perché, anzi, non come, perché avete scelto quel brano. Io ho provato questa esperienza in maniera diretta e l'ho trovata entusiasmante perché trovo che condividere una riflessione su un brano scelto di un libro che ci ha particolarmente colpito o anche che non è diventato il nostro libro preferito, ma che in quel momento momento della nostra vita ha rappresentato qualcosa e quindi raccontarci anche attraverso la letteratura, cosa che trovo veramente molto interessante. Allora, Pietro Micci ha iniziato questo percorso e man mano questa comunità sta diventando sempre più piena, sempre più accoglie sempre più persone e sempre più brani, facendo scoprire anche a chi va sulla pagina di OutLoud e sulla pagina appunto di YouTube, nuovi autori o autori che magari in un periodo della nostra vita non ne siamo rimasti particolarmente entusiasti e poi facendoci riscoprire. Oggi ho deciso di condividere con voi, attraverso la meravigliosa voce di Pietro Micci, un brano di Terra di Stefano Benni. E quindi vi lascio adesso alla magia della voce di Pietro Micci. Un pianeta molto strano è Dapocos. Lì tutti gli abitanti c'erano fino a un momento prima. Si capisce che ci sono perché ci sono le case, i camini fumano, le automobili hanno il bollo in regola, i negozi sono aperti, i fiori dei giardini ben curati, le strade pulite. Ma se suonate a una casa, vedrete il cartello "Sono in giardino". Vedrete il cane nella cuccia, le foglie radunate, il prato ben tosato, ma non c'è nessuno nel giardino. Tutt'al più un altro biglietto. Sono a lavorare. Prenderete il metrò, ma non ci troverete nessuno. Tutti sono appena scesi. Al posto di lavoro leggerete che l'ufficio è chiuso da appena 5 minuti. Vedrete tazze di caffè appena bevuto, cicche fumanti, fogli dentro le macchine da scrivere, ma nessuno dentro a lavorare. Il telefono suonerà, ma appena risponderete qualcuno avrà già messo giù. Uscirete e troverete tutti i negozi chiusi con la scritta "Torno subito". Le macchine ben parcheggiate, ma vuote. Una ha il motore acceso, ma del proprietario nessuna traccia. Il parco è pieno di cartacce e preservativi e giornali di quel giorno, ma tutti lo hanno appena lasciato. Andate in albergo, il portiere tornerà tra un momento. Prendete la vostra chiave, l'unica, tutti gli altri sono appena usciti. La vostra camera è stata rifatta, gli asciugamani cambiati. Andate in bagno, la porta si apre, clic, correte, ma il cameriere è già uscito, la colazione è sul comodino. Sentite il rumore di una banda in strada, uscite, l'ascensore vi si chiude in faccia, qualcuno lo ha appena preso, scendete di corsa le scale, arrivate in strada, la strada è piena di coriandoli, di scritte, di stelle filanti, di bottiglie vuote, ma non c'è anima viva. Lontano sentite il rumore della banda che si allontana, e allora vi arrabbiate, vorreste urlare, gridare, ma non potete. Neanche un minuto prima siete andato via. Quindi continuiamo il nostro percorso nell'ambito letterario, parlandovi di libri che trovate, diciamo così, nuove uscite, nuovi incontri, ma parliamo anche di appunto comunità letterarie come OutLoud.